Slay, slay. Every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video dove provo tutte le novità di Makeup Revolution. Tam tam. Tam tam tam. Bene bene bene, perché faccio questo video? E perché c'è qualche problema? Non lo posso fare? Che problemi hai? A parte gli scherzi, perché faccio questo video? È tanto che lo volevo fare, infatti avevo già comprato delle cosine. Alcune cose le potete trovare su Look Fantastic con lo sconto, basta che andate a digitare il mio codice, al solito Okeo, ovunque, tranne Daniel Wellington, Okeo DW di Daniel Wellington, ma in particolar modo perché è uscita la collaborazione forse del secolo per la Black Community, ossia la palette insieme ad altri prodottini di The Plastic Boy in collaborazione con Makeup Revolution. Vi darò poi alla fine un po' un'opinione di quello che ho testato. Prima di iniziare però ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Ok, iniziamo. Partiamo dalla crema SPF. Questa qui è una delle migliori creme SPF in circolazione, raga. È perfetta per l'inverno. Sapete che la mia pelle si normalizza solitamente durante le stagioni un po' più fredde, quindi vado ad applicare delle creme un po' più corpose. Ora, leggo i capelli. Tra l'altro questa wig qui ragazzi è... It's a synthetic wig, è una wig sintetica. Sì, se volete sapere qual è, vi lascio il link qua sotto. Tra l'altro arriva a casa senza dogana. Nel frattempo applico questo primer qui, che secondo me è il dupe del primer, ce n'era uno famosissimo, oddio, ok, it leaves a little bit of a white cast, sembra gli SPF tipo di una volta, not that skin proof, cioè dovete usare un fondotinta coprente, molto coprente per andare a parare sta situazione, però vabbè, mi piace, dai, questo andava a sostituire un primer famosissimo di come si chiamava quel brand? Taccia, eccolo. Vabbè, let's try. Sembra un fantasma, sembra un Casper. Questo è un blurry primer. Speriamo che non rovini tutta la base, perché sennò I will cry. Poi vado ad applicare questo fondotinta qui. Questo è Long Wear Foundation in Real Life Filter. A loro dire, questo andrebbe ad emulare il filtro pelle che si usa solitamente quando siamo sui social. Bah. La mia colorazione è la numero 13.2. Spero che sia la mia colorazione, perché io ho preso questo fondotinta un po' orientandomi con le recensioni delle beauty guru che seguo io. Non so perché non ci sono beauty guru che hanno il mio incarnato. Sicuramente ci saranno, però pochi. Qual è il vostro fondotinta preferito del momento, raga? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Il mio è un fondotinta di Chanel. Mi ricordo che c'era Debs che abbiamo fatto una cena insieme qualche settimana fa. Vedevo che mi guardava, a un certo punto mi fa: Mari, ma che fondotinta c'hai? Io così, oddio, che cacchio è successo? Mi fa, perché, ma no, sembra che è un filtro sulla pelle. Ve lo metto sotto, qual è, perché adesso qui non lo trovo. Niente, ho detto, guarda che è un fondotinta di Chanel che ho preso recentemente, mi fa, bellissimo. E quindi adesso lo sto usando perché mi ha alzato un po' l'autostima questa reazione dei devs. Che saluto. Ciao, un bacio tesorino. Stesura, devo dire, buona. Non mi sembra un fondotinto adatto a pelle secca, ve lo dico, perché a me questo qui così piace, nonostante che ci ho messo il SPF, che comunque è un po' più corposo rispetto a quelli che utilizzo io di solito, però si sta comportando secondo me bene. Anche il match non è proprio quello preciso, però cioè ci sta, ci può stare, perché poi sapete che io faccio tutte le mie magie, trasformo tutto. Che problemi hai? Eh? Non ti va bene? Che non è proprio il match perfetto? Fidati, no? Non ti fidi mai? Scrivilo, non ti fidi mai. Che problema hai? Non ti fidi mai. Adesso andiamo ad applicare correttore. Questo qui è il Conceal Shine nella colorazione C12.2. Invece questo qui l'ho preso perché mi ricordo che avevo un altro fondotinta di Makeup Revolution che aveva questa referenza qui e che mi piaceva. E infatti questo è perfetto. E andiamo a fare tutto il mio muro che faccio di solito.
Adesso raga va di moda tantissimo mettere fondotinta così, de qua, de là, per liftare tutto quanto, perché ovviamente giocando con un colore più chiaro vai a illudere l'occhio in questo modo. Allora, questo è bello coprente, ragazzi, eh? Amici di Madame! Chi fa parte della Secret Chat sa di che cosa sto parlando. E vi lascio il link qua sotto. Allora, il gruppo è chiuso, nel senso che qualcuno deve accettare che voi entriate. Quanto lo facciamo durare questo link? 3 giorni, dai, lo facciamo durare 3 giorni. Quindi trovate qui il link. Tra l'altro quest'anno farò proprio pulizie di casa e tra virgolette decluttering, make up, ma non decluttering perché non ho mai aperto questi prodotti, ma iniziano a essere come al solito fino ogni anno un po' troppi, e quindi vi farò sapere insomma come gestirò questa cosa. If you want to enter the group chat, the secret chat, you know what you gotta do. Ora andiamo con questi due, però secondo me questi qua sono un pochino scuri per me, sono cream bronzer deep e deep dark, cioè sono veramente scuri, like they're very dark. Intanto li applico qui sul doppio mento, perché sapete che c'ho il doppio mento. Lo andiamo ad applicare picchiettando, perché questo è il nostro motto. Picchiettiamo e picchiettiamo. Questa è colpa di Giulia Peculiar, che ha iniziato a picchiettare nel video dove mi trucca. Mi sa che mi piacerebbe tantissimo che mi truccasse di nuovo. Mi sa che poi... aspetta, le mandiamo un audio vocale, vediamo se ci risponde. Ciao Giulia, come stai? Spero tutto bene. Allora, ti mando questo audio perché mi piacerebbe tantissimo che tu mi ritruccassi sul canale. Quindi fammi sapere quando passi per Milano, oppure organizziamo, proprio lo organizziamo ad hoc. E tanto siamo un po' insieme. E poi, you put makeup on my skin. I really would like you to do that. E fammi sapere. Un bacio grande. Beh, se non mi risponde siete testimoni. She gonna hit me for this. Comunque, andiamo con questo pennellino qua. E sì, questo è un po' scurino, eh. Forse avrei dovuto prendere il dark. Tra l'altro adesso faccio questa cosa qui qua sotto, perché Mr. Daniel mi ha detto che io faccio il contouring in modo sbagliato. Dice che io dovrei scurire anche questa parte. Per esempio, questo qui è un trucchetto che ho imparato da Andrea Cimatti. Ho caricato l'ultimo video su Andrea qualche giorno fa, ve lo lascio qua sopra. Vediamo un po' se i suggerimenti dei professionisti mi possono aiutare ad avere un makeup skilled, snatched. Sfumiamo. Se volete vi metto anche la lista dei pennelli che sto utilizzando per questi prodotti in crema, perché so che molte persone della community o comunque beauty lovers sono spaventati dai prodotti in crema. Invece you shouldn't be scared. You just need to use the right products. Però io vorrei un po' più di muro. Quindi facciamo così, trucchetto di Jackie Aina. Applicare il correttore, attendere un po' e voilà, ho sistemato la base e il correttore. Poi, se si creano delle righe strane, il trucco è quello di utilizzare il pennello con il quale abbiamo applicato il fondotinta e mischiare le due texture di prodotto, quindi correttore e bronzer in crema. Adesso andiamo con questa powder qui, che conosciamo già, la Luxury Powder nella colorazione banana. Capito? Le sfumiamo così, le prendiamo e niente, a questo punto poi con la spugnetta, capito, la applichi così. Raga, dovrei fare tipo un video dove parlo marchigiano. Adesso piano piano, se vi fidate un po' del processo, poi riesco a fare la base un po' insomma come si deve, capito? Per quanto riguarda le powder, purtroppo io non ho trovato nulla e quindi andiamo a utilizzare questa qui di Elf. Raga, se volete possiamo fare anche un video delle ultime novità di Elf, così testiamo un po' tutto e vi dico che cosa ne penso, perché posso dire, rispetto a qualche anno fa, i brand drugstore stanno iniziando ad allinearsi al mercato, quindi a soddisfare le esigenze, no? Del POC people, like this is good, so yes, Bubukiri, I'm really impressed. Qualcosa che non mi aspettavo veramente. Raga, they talk like that, I swear to God. Tu immaginati uno, capito, nell'intimità, ti dice, ah sì. Stop!
Allora, I don't wanna shame anybody. Let's not shame anybody. Però dai, è particolare come parlata. Io amo tantissimo la lingua italiana e quando devo parlo la lingua italiana senza inflessioni dialettali. In questo modo, come sto facendo adesso. Tutti gli accenti, ecco, mi vanno un po' sto tipo anche oh, hai capito? È particolare, chiaramente, è bello perché ti ricorda una regione specifica, però allo stesso tempo, cioè in un film non si potrebbe sentire una roba del genere, a meno che non sia un film tipico che racconta la storia, che ne so, tipo in Gomorra loro parlano in napoletano stretto. That is very good, molto affascinante. Se siete arrivati a guardare il video fino qui, scrivete hashtag i dialetti sono belli. Se no mai sia, che adesso esce fuori che Loretta dice che i dialetti non sono belli, che io vi conosco, conosco i miei polli. Bronzer, applichiamo questo qui di XX Revolution. I know, it's not makeup revolution, but still it's a revolution, revolutionary product. E con questo facciamo, ok, this is pigmented as f***. Beh, bello scuretto, questa storia qua, I don't know if I like it. Facciamo così, allora. Come sembra un po' freddino sto coso, andiamo con questa palette qui e applico questo che è un po' rossiccio. Ragazzi, guardate i maramaldi che sto facendo, There you go. Facciamo questa cosa qui per renderla un pochino più calda. Comunque è veramente pigmentata. I'm shook. You need to be careful with this. You know what? I'm gonna use the solito bronzer. Scrivete, the solito bronzer. Yes, that's what I'm gonna use. Voglio correggere questa situazione qua perché è troppo fredda. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere questo. Così. Dettagli che però sono importanti. Sopracciglia e torno da voi. Vado con questa palette che secondo me è super cute. Io ormai applico il blush con questi pennelli qua. Non so se questo sia un pennello da blush, but we're going to do that. E così andiamo ad applicarlo. Sapete che ci sono diversi modi per applicare il blush. Ultimamente lo applico così perché fa contouring al viso, cioè lo incornicia bene. Però lo potete anche stendere così, andare proprio più all'interno. Like, it's up to you, you know? It's up to you. Adesso facciamo gli occhi ed andremo ad utilizzare questa palette che è la The Plastic Boy Gary Thompson Palette. Questa è in collaborazione con un influencer che io seguo e con il quale mi sento ogni tanto. Non ho potuto fare meno di sbucciare questi qua scimmerini e sta palette, raga, è bellissima. Quindi adesso andiamo con gli occhi. Li preparo con il correttore, questo qui di Makeup Revolution, così nessuno potrà dire che non ho utilizzato al 100% prodotti di Makeup Revolution. Andiamo ad applicare un bel colore di transition, belle mie. Applichiamo di questo colore qua. Sfumiamo la situazione del cucaraccia. Non amo particolarmente le colorazioni di ombretti di Makeup Revolution. Don't ask me why, I just don't. Però comunque devo dire che qui la situazione mi sembra accettabile, cioè mi sembra che abbia una buona saturazione questa situazione. C'è da dire anche che non ho settato le palpebre on purpose, perché conosco le mie cialdine, conosco i miei polli qui di Makeup Revolution, cioè sono bravi su tante cose, sugli ombretti un pochino meno. Che bello, qui ci sono tutti quei marroni che io non vedo mai nelle palette di Makeup Revolution. Che è vero, cioè loro fanno delle palette magari bellissime, però sono tutte prevalentemente concepite per pelle chiara. E quindi tipo Slay, for example, B, this color, can you see that? I mean, B, basterebbe un pochino di marroncino in più. Un marroncino in più, un marroncino in più. Basterebbe un poco di marroncino in più e tutto sarà inclusivo di più. Vado con... non so come si pronuncia. Capisci questo black? E si sfuma. There you go. Look at that! Vado con Rocked. My English is not perfect. What do you want? What do you want from me? Leave Britney alone! Leave Britney alone! Sai cosa faccio? Faccio una cosa diversa. Cioè, adesso andiamo con... sto utilizzando sempre Rocket. Adesso andiamo con
Ok, andiamo tipo qua così. Utilizziamo poi questo qui, Madness. Questo sembra bello pigmentange, eh? Come no? C'ho così gli ombretti di Makeup Revolution, un po' così, molto polverosi, però non è che mi entusiasmano particolarmente, devo dire la verità. Adesso vado con... Bougie! Bougie, bitch! I know a black person did this! però ecco sì, questi invece vanno alla grande. Questi qui li avevo già sbocciati, questi raga sono super pigmentati. Raga, c'è questo che si chiama Ocrrr, which is so cute though. Let me use Ocrrr. Raga, anche questo pigmentatissimo. Non lo so se mi sconquiffera questa situazione, eh. Vi dico la verità, sto mettendo Bougie sopra Ocrrr. Quindi quando vuoi fare le cose diverse, Lori, non te vengono. Perché te, quando c'hai i colori nude, vuoi fare solo quel look lì. Vorrei usare Sip and Slay, questo qua, proprio all'interno qui. Cioè, riusciamo a creare una situazione? Cioè, ce la facciamo? Raga, io voglio portare sul canale l'ereditiera. Dobbiamo capire cosa fare insieme. Ma la voglio sul mio canale. Non so se avete visto i suoi video dove fa vedere i preferiti. Amo, io adoro. Però posso dire... Cioè, ci sto mettendo un po' a fasti occhietti, eh. Illuminante, illuminange. Raga, qual è il vostro illuminante preferito del momento? Let me know. Because, this I like. Che non è prepotente, però allo stesso tempo si percepi, lo percepisci. Lo capisci? Sempre con l'illuminante andiamo a stenderlo qui così. Raga, cioè io e lui abbiamo, allora lui è più scuro di me, The Plastic Boy, quindi questo su di lui è proprio perfetto, ma anche su di me secondo me, cioè, sta bene. Comunque mi sono dimenticata di fare il contouring in polvere, quindi adesso lo andiamo a fare utilizzando magari uno di questi. Mischiamo magari questo con questo, così poi facciamo questa situazione qua. Secondo me si è perso un po' il blush, quindi adesso lo andiamo a riapplicare. Eccoci qua, amore. Quando parlo con i cagnoli, mascara di Revolution non ne ho presi, quindi vado ad applicare questo qui. Raga, questo qui di Huda è top, è bellissimo, mi piace tantissimo come fa le ciglia. Perché allora le ciglia mie sono veramente super ricce, quindi io ho bisogno proprio di qualcosa che le pettine, le disciplini, scusate. È giunto il momento di applicare i rossetti. Allora, a cosa ha pensato il nostro The Plastic Boy? Ha fatto due kit, questo qui è il kit Hazelnut, mentre questo qui è il kit Almond, pensato per pelli chiara, ok? Qui c'è la matita e qui il rossetto. Questo è Almond, che diventa super scuro. Anche la matita, cioè, rispetto a questa storia qua, ecco, cambia tantissimo. Sembra quasi anche caldo, tipo un po' pescatino. E qui ovviamente diventa scurissimo con la sua matita. Ci sono anche i gloss, bellissimo. Questo Hazelnut, can you see that? Ovviamente Almond è pensato per pelle chiara, quindi è chiarissimo. I know I'm gonna do a very nice lipstick with this. Andiamo ad utilizzare ovviamente la matita Hazelnut, perché con quell'altra, secondo me, ci faccio ben poco. Allora, c'è, ma fa un po' fatica. Non capisco se è dura perché è nuova o è dura perché semplicemente è dura. Hazelnut? Ah! Yes! Yes! Look at that! Cioè, questo è proprio il mio perfetto, raga. E poi comunque una punta di Almond io ce la metterei. Quindi andiamo all'interno delle labbra, così. Lip gloss. Ma sa tipo di cioccolato, raga, buonissimo. Adoro! Buono! Ah no, questo secondo me sta tipo di nocciola! È nocciola, yeah! Vediamo Almond! I don't know what happened here, but this is weird. Adesso applico le ciglia finte e torno da voi. Eccoci qua! Considerazioni personali su questa collezione e sulle novità Makeup Revolution. Il fondotinta devo dire che mi è piaciuto molto. I really like this, la stesura è molto semplice, la coprenza è medio-alta e secondo me c'è veramente tanto tanto prodotto all'interno. Ah no, non ce n'è tantissimo, 35 ml, forse è la boccetta che
mi confonde, però in ogni caso mi sembra un prodotto che potrebbe essere particolarmente duraturo nel tempo perché ho messo veramente pochi pump per riuscire a fare sia viso che il collo. Correttore, questo ho dovuto stratificarlo un po', però devo dire che il sottotono va benissimo, il colore è giusto. Cipria, lei la conosciamo già, banana è banana, non è una delle mie preferite, secondo me dovrebbero fare uscire altre colorazioni se non ci sono già. Questo prodotto qui mi piace, non è male. L'unica cosa, forse il colore è troppo scuro per me, troppo scuro, troppo freddo. Per continuare, ho applicato questa cipria qui di Elf, che secondo me è ottima. Questo è un foundation powder, se non erro, quindi è abbastanza coprente. Questo è l'illuminante di Makeup Revolution in collaborazione con The Plastic Boy, che secondo me, a parte che durerà tantissimo, ma il colore è proprio perfetto per pelle scura, quindi if you have dark skin, deep dark, questo per voi va bene. Se avete un undertone neutro caldino, se è freddo, I don't know about that, forse risulterà un po' troppo gold, olive gold. Poi questo bronzer qua non mi è dispiaciuto, però è veramente tanto, tanto, tanto pigmentato. Quindi questo pennello qua, secondo me, forse ha le setole un po' troppo fitte. Con questo secondo me fate macchia, vi serve più una cosa così fluffy che vi dà la possibilità di gestire meglio la polvere. Palette, mi piacciono i colori, però devo studiare ancora. Penso che farò un reel, un TikTok in merito a questa palettina qui, perché secondo me il correttore non ha molto aiutato la stesura delle polveri. Non ho notato fallout particolare. Tutte le cialde satin secondo me sono belle pigmentengi. Forse mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina di più freddo e un pochino di più scuro, tipo un marrone scuro, satinato, capito? Tipo la cialdina che c'è all'interno della Sweet Chocolate Obsession Palette di Huda. Questa palette secondo me non è per niente male, infatti abbiamo applicato questi due che sono abbastanza pigmentengi. Questo secondo me per un kit, per chi non ha magari la possibilità di comprare MAC o altri prodotti high-end, questa è perfetta. Poi, lip gloss, questi secondo me sono ottimi per creare un look nude sulle labbra, però mi dispiace che questo lip gloss qui sia un po' fottuto perché... Ah no! È ritornato al suo posto, morta. Questo fa le peripezie, vi dico, non è, boh, è fallato. I rossetti mi piacciono abbastanza, nel senso che, boh, secondo me questo poteva essere un po' più corposo. È bello il colore, è bellissimo, eh? Però, boh, la saturazione è strana. Packaging bellissimo, tra l'altro è tutto con la calamita. Le matite, secondo me, sono un po' durette. Cioè questa qui l'ho dovuta temperare e comunque temperandola l'ho notata un po' difficile da stendere, quindi se la volete prendere secondo me è consigliabile applicare prima un lip balm per non distruggervi le labbra. Yes, we are done, Bubu Kitty, we are freaking done. Il saluto della Grace va a Claudia. Ciao Claudia, ti mando un bacio grande. Mua! Grazie mille per far parte della community Instagram e se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e fatti sentire, fammi sapere che ci sei. Siamo giunti alla fine di questo video, quindi questo significa che sono stata bravissima ad intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscriversi. L'iscrizione è gratuita, mi raccomando, se volete far parte della YouTube fam, fatelo e attivate tutte le notifiche e chiaramente se il video vi è piaciuto mettete un like così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi un pochino di più e a spingermi qui sulla piattaforma YouTube. Noi ragazzi ci vediamo più tardi su Instagram, su TikTok oppure ci vediamo sempre qui su YouTube tra le 14 e le 14:30. Un bacio. Ciao!